Salve, oggi vogliamo raccontarvi una fotografia che avevamo selezionato per la mostra Non desideriamo tutto, ma desideriamo tutti, che doveva essere aperta al pubblico in questi giorni, ma che purtroppo, come sapete, non può essere visitata. Bene, prima cosa, trasmettiamo da casa, anzi, trasmetto da casa con mezzi propri e quindi mi scuso per la bassa qualità magari di questo filmato. Ma la fotografia che voglio presentarvi è veramente fantastica. Si tratta di uno scatto particolare di Geppetti perché non è scattato a Roma, ma è scattato a Napoli, in occasione della visita del presidente John Kennedy nella città partenopea. Beh, Kennedy era stato a Berlino, poi era passato per Roma e alla fine, prima di tornare negli Stati Uniti, passa per Napoli. A Berlino fa il suo discorso più famoso, quello in cui dice di essere un berlinese, discorso che poi verrà ripreso molte volte per rappresentare la vicinanza a qualcuno in un momento di difficoltà. A Roma fa le visite che a Roma si fanno, il capo dello Stato, il governo, il Papa, e poi si trasferisce a Napoli, che è sede del comando NATO. Cosa succede a Napoli? A Napoli succede che Kennedy, appena arrivato, mentre passa con la macchina, viene circondato da circa 1 milione di napoletani. 1 milione di napoletani che lo accolgono come fosse, come dire, la soluzione del problema della città. Forse questa città è anche abituata ad affidare a qualcuno i suoi desideri, ad affidare a qualcuno le sue speranze. Bene, allora Kennedy passa lungo questa strada piena di gente ed è talmente forte l'emozione che si prova in questo abbraccio, che quando una donna gli getta da un balcone un mazzo di fiori, Kennedy fa fermare la macchina, lo fa raccogliere e poi lo alza per dire grazie, ho capito quanto tenete a noi. In questo viaggio succede anche che a un certo punto Kennedy si ritrovi abbracciato dalla folla come oggi non succede più. Nessun capo di Stato oggi potrebbe essere circondato da una folla senza un cordone di sicurezza che lo protegga. Bene, a Napoli succede. Migliaia di persone si siepano intorno a Kennedy e chi gli chiede, ti prego, vorrei un lavoro in America, chi chiede, presidente, non ci abbandoni, chi semplicemente ripone in lui una speranza che l'Occidente ancora sapeva dare, vera o falsa che fosse, di un mondo più moderno, più giusto e con meno guerre. Questa fotografia rappresenta tutto questo e molto di più. È uno scatto particolare perché è Kennedy in mezzo alla folla. È una foto che si legge come un unicum, rappresenta la folla e il suo ideale. Ma allo stesso tempo, ognuna delle facce che è presente dentro questa folla ha un desiderio diverso, ha una richiesta diversa. Sorride, triste, oppure è disinteressato. C'è un bambino che sta in braccio al papà e altri due che sono invece lì quasi tristi, e altri che guardano da un'altra parte, un militare americano che ride felice, una donna arrabbiata. Insomma, se è vero che le fotografie hanno un fulcrum, cioè un punto dentro il quale c'è il significato della fotografia stessa, è vero anche che le fotografie sono una composizione. In questa foto c'è tutto. Ci sono i tanti desideri delle persone, c'è il leader che questi desideri sembra raccogliere e ci sono i singoli con le loro problematiche, con le loro idee, con le loro emozioni. Allora questa foto ve la voglio far vedere così, attraversandola, prima con le persone, poi con il fulcrum, il presidente, e poi alla fine di nuovo riprendendo l'intero insieme che fa la grande foto di Marcello Geppetti. Grazie.
Signor Presidente, desidero esprimere il più sentito ringraziamento, particolarmente per questa grande manifestazione che abbiamo ricevuto qui a Napoli, che ci rende tanto più triste l'andarcene via e tanto più felice la prospettiva di ritornare.